Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su quest'altro episodio. Stasera c'è l'evento speciale del WWE. Non penso di farlo. Soprattutto dopo quello che hai dimostrato contro Quinn e Shinsuke, ho deciso di trasformare il match. Ok, dobbiamo combattere contro AJ Styles e Nakamura. Ok, quindi combatteremo in Giappone contro Nakamura e Edge Style. Ok, va bene. Vi do il benvenuto a questo episodio. Quindi parliamo intanto con Daniel Bryan. Vediamo cosa ci dice lui. Un'opportunità del genere è più unica che rara, non solo perché siamo qui, ma soprattutto per le circostanze. Triple H è a migliaia di chilometri da qua. Owens e Zayn non possono interferire. Stasera hai il pieno controllo del tuo destino. Potrai finalmente mostrare a tutto il mondo e a tutto il WWE Network che merita di partecipare al main event di SmackDown. Grazie di avermi dato questa opportunità. Se vuoi ringraziarmi, vai sul ring e combatti come non mai hai fatto prima. Come non hai mai fatto prima. Vediamo AJ Styles. Io credo che con Daniel Bryan succederà qualcosa prima o poi. Mi secca alquanto che il mio match speciale di stasera sia diventato un triple threat e con un novellino per giunta. Pensa a come ti sentirai quando quello stesso novellino ti umilierà. Scherzi, io sono nato in Georgia, ma la leggenda di AJ Styles ha proprio origine qui. È assolutamente impossibile che tu o Nakamura possiate battermi. E non dimenticare che ci devi ancora offrire la cena. Ok. Ti va bene stasera dopo lo show per festeggiare la mia vittoria? Daniel Bryan ci deve dire qualche altra cosa, forse. Intanto vediamo Nakamura. Se ieri sera non l'hai capito, lascia che te lo ripeta. Stasera, knee to face. Il mio ginocchio sulla tua faccia. Vabbè, lui non ci dice nient'altro. In poche parole, Daniel Bryan ripeteva sempre quello che ci ha detto prima. Stessa cosa Nakamura, ripetono sempre la stessa cosa. Quindi andiamo direttamente al match. Ci vediamo direttamente nel ring per il match a 3. Mister Enigma contro Nakamura contro AJ Styles. Eccoci qua ragazzi, già noi siamo a terra, non so come Nakamura ci abbia potuto prendere. Ok. No, no, non farlo lo schienamento perché intanto non ce la fa. Allora, abbiamo questo match a 3. Ovviamente sarà difficile perché non sono lottatori di basso livello ovviamente. Il nostro obiettivo è quello di portare la salute di Nakamura sul rosso all'interno del ring. Quindi io me la devo prendere con Nakamura ovviamente. Mentre ci siamo, io vorrei vedere le squalifiche. La squalifica non c'è. Quindi io, come già sapete, posso prendere tranquillamente un'arma. Ed è quello che farò appena si rialzerà il mio personaggio. Non so perché sta facendo così per dei calci. Ok. Vediamo se possiamo fare qualche mossa anche noi, dai. Allora, il J-Style credo che non ce l'abbia con noi. Adesso gli diamo una sediata così. Perfetto. L'obiettivo però deve essere dentro al ring. Quindi Nakamura, tu devi rientrare. Non se l'è fatta fare. Ok, neanche noi. E allora, i triple threat, cioè dove ci sono più lottatori durante il ring, durante il match, dentro al ring, sono dei match che difficilmente vanno come previsto. Cioè le mosse difficilmente vanno ovviamente a finire bene, perché ci sono sempre chi te la blocca, chi fa la mossa concatenata e neanche ci doveva essere la mossa concatenata per questo. Tanto noi prendiamo l'arma e
ce la prendiamo con lui. La salute di Nakamura è quasi sul rosso. Noi abbiamo quasi ottenuto una mossa speciale, l'abbiamo ottenuta in questo preciso momento. Ce l'andiamo a fare. Ok, così vediamo cosa succede. Vabbè, Nakamura ci sta picchiando a dovere. AJ Style ha fatto ok, ok, e gli abbiamo rubato la vittoria. Gli abbiamo rubato la vittoria ad AJ Style, cioè abbiamo vinto grazie a una sua mossa. AJ Style aveva la vittoria in tasca e abbiamo rubato la vittoria ad AJ Style. Wow, coming from AJ. Giusto così, proveniente da AJ Style in Giappone vuol dire molto. A quanto pare si è guadagnato il rispetto di AJ Style. Un'alleanza tra questi due potrebbe portare a grandi cambiamenti nel futuro prossimo. E questo è tutto dal Giappone. Grazie a tutti quelli che si sono svegliati un'ora ante Lucana. Ok. Sayonara a tutti, non dire al pubblico cosa fare. Ragazzi, vediamo cosa succede nel prossimo episodio. Così possiamo vedere come va avanti questa faida contro Nakamura e a favore di AJ Style. Quindi ci vediamo direttamente nel prossimo episodio. Vi invito sempre a lasciare un like, di commentare il video, di condividerlo e di iscrivervi se volete. Io vi saluto. Ci vediamo al prossimo episodio.